Pastor Bagnoncelli, oratori come luogo privilegiato di incontro fra la Chiesa e i giovani. Quale fotografia ne esce dalla vostra indagine? È una fotografia che, come spesso accade, è piena di luci e di ombre. Le luci sono prevalenti, nettamente prevalenti, perché la realtà degli oratori rappresenta una realtà molto positiva in questo paese, è molto presente. Per certi versi va a colmare anche un vuoto di servizi e viene apprezzata anche per i servizi che l'oratorio eroga nei confronti delle giovani generazioni, estremamente rassicurante per i genitori evidentemente. Dove sono le ombre? In realtà abbiamo, come posso dire, una situazione molto disomogenea sul territorio, talora manca un'attività di coordinamento nelle singole diocesi, anzi devo dire che forse questo è il dato un pochino più preoccupante, perché nella metà delle diocesi nelle quali abbiamo realizzato la ricerca si dice esplicitamente che non c'è un'attività di coordinamento degli oratori, e laddove non c'è, nei tre quarti dei casi si reclamerebbe un'attività, la si giudicherebbe molto interessante. Parliamo di educatori, di sacerdoti, qual è la figura che ne esce da questo vostro indagine? Queste e altre indagini evidenziano sostanzialmente una grande positività soprattutto dei giovani sacerdoti. Da un lato i genitori ritengono che i giovani sacerdoti siano in grado, come dire, di interagire con facilità con i loro figli. Dall'altro si riconosce che nel mondo moderno essere sacerdote giovane oggi rappresenta una missione vera. È una scelta radicale, una scelta molto forte. E quindi c'è grande rispetto e grande attenzione. Diverso però il tema della delega educativa, che non sempre è così presente nei genitori. In altri termini, l'oratorio rappresenta un luogo protetto, sicuramente molto importante e stimolante per i propri figli, però i genitori moderni tendono a essere un pochino meno disponibili a condividere con altre figure di educatori il processo educativo dei loro figli. Si assiste in questi ultimi anni a una professionalizzazione di alcune figure all'interno dell'oratorio, penso per esempio in Lombardia ci sono delle cooperative che hanno i ragazzi che fanno gli educatori oggigiorno. Ecco, è lasciato meno all'improvvisazione, più alla formazione? Anche qui ci sono molte differenze sul territorio. Il 37% nelle diocesi dichiara di avere oratori che fanno riferimento a figure esterne, cooperative sociali o persone retribuite, diciamo così. C'è una differenza territoriale enorme, perché questo 37% medio totale Italia rappresenta il 3% negli oratori delle regioni meridionali e delle isole. Io credo che questo sia, diciamo, un processo che difficilmente potrà essere invertito. Da un lato perché ovviamente la crisi delle vocazioni farà sì che probabilmente ci saranno sempre meno sacerdoti che potranno dedicarsi a tempo pieno agli oratori, e dall'altro perché ci sono anche forme molto interessanti di coinvolgimento dei laici. Quindi non mi riferisco solo alle figure retribuite, ma o alle cooperative sociali che gestiscono oratori già oggi in situazioni nelle quali c'è, come dire, una carenza di sacerdoti, ma penso che in realtà i laici delle comunità saranno sempre più chiamati ad avere ruoli di responsabilità anche nell'ambito degli oratori.